Ogni leader di un partito politico è tutor dei propri parlamentari, deputati, sindaci, quindi non è un problema di tutoraggio, è un problema di continuare a tenere la barra dritta. L'ho detto io stesso, sono stato io quello che ha lanciato la provocazione, proprio perché non è provocazione, è normale che tenere appunto la barra dritta, comunque il livello elevato, è quello che la città ha chiesto con la mia riconferma, con la mia conferma, con la mia nomina. Quindi non è un tutoraggio, ma è quello che legittimamente viene fatto in tutti i partiti politici che hanno una struttura che ormai è diventata importante. Oggi i nuovi assessori, ci sono in gioco anche le partecipate. Quando ci saranno i nuovi consigli di amministrazione? Gli uffici stanno finendo l'istruttoria, vediamo se riusciamo in settimana. Comunque i tempi ormai sono questi, quindi rinnoveremo anche lì dove c'è da rinnovare, sempre nel solco della continuità. Entro quando? Ripeto, vediamo a che punto sono gli uffici, se riusciamo anche in settimana. La cosa più importante da fare è rendere questa città, dare a questa città i servizi al cittadino che in questo momento sono un po' carenti. Quindi parliamo di tutti quegli aspetti digitali, quindi le richieste che possono essere fatte direttamente a casa, seduti davanti a un proprio PC, avere tutto quello che oggi siamo costretti a venire qua al comune. Parlo quindi di situazioni finanziarie, tributi, tutto quello che possa essere, qualsiasi istruttoria che possa essere fatta da casa. Sicuramente diciamo, lavoreremo su quello che lasciano i due assessori che hanno fatto con egregio lavoro, quindi diciamo, la base di partenza è quella del lavoro svolto da Gallo e dalla Musolino e da lì imprimeremo sicuramente nuove energie, nuova linfa al lavoro da fare, a idee, a progettualità e in prospettiva speriamo di poter fare anche, non meglio, ma insomma Il primo obiettivo che si pone, considerando che c'è una crisi spaventosa, per aiutare le imprese. E per aiutare le imprese l'amministrazione non può fare tantissimo, bisogna essere onesti. L'amministrazione può essere presente, può sensibilizzare le istituzioni come la regione e il governo, e fortunatamente abbiamo un rappresentante anche al governo, perché voi sapete meglio di me che in un tessuto già in crisi di suo, quando ci sono crisi a livello mondiale e internazionale, la tristezza economica si tocca. Può dare tregua però nei tributi che sono di competenza comunale. Questo è quello che farà l'amministrazione, io potrò studiare e proporre, questo è quello che l'amministrazione dovrà fare i conti con il bilancio e provare, come hanno fatto per il suolo pubblico, come si è fatto per tante cose, si potrà fare qualcosa per alleviare quello che sono i dolori oggi di luce e gas, che sappiamo tutti che sono quelli, il male in questo momento è questo, dove l'amministrazione veramente può fare poco. Sono sempre a disposizione per un consiglio quando mi viene chiesto e ad intervenire anche quando non mi viene chiesto, perché mi sento il garante dell'andamento amministrativo della città e di conseguenza è ovvio che io devo garantire ai messinesi sempre un livello più alto della qualità dei servizi e dei risultati da raggiungere. Ha parlato già di dimissioni dalla presidenza del Consiglio Comunale, ha fissato la data, è stato scelto all'interno del movimento chi sostituirà lei alla presidenza del Consiglio. Lascerò solo dopo aver approvato la modifica del regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, è già pronto, andrà in giunta questa settimana e da lì potremo stabilire esattamente il countdown che, ripeto, potrà essere prima dell'insediamento, questo è il mio obiettivo, a Palermo, quindi fine ottobre, prima settimana di novembre. E in quel contesto faremo anche la valutazione per chi prenderà il mio posto. Pensa già alle europee, lei ha parlato di una data spartiacque del maggio 2024, si riferiva a quello? Assolutamente sì, noi abbiamo un appuntamento importante che riguarderà proprio lo sdoganamento di Sud chiama Nord a livello nazionale. Oggi abbiamo l'1% nazionale che è fondamentalmente il risultato della Sicilia. L'obiettivo delle europee ci metterà nelle condizioni di poter sdoganare definitivamente il movimento e puntare a un risultato importante poi alle prossime elezioni del Parlamento italiano.